Posso. Bene, allora grazie per essere intervenuti, nonostante questi, diciamo, due eventi. Uno, il disguido dovuto al fatto che si è sovrapposta in contemporanea questo altro evento che si sta svolgendo al piano di sotto, e ci ha costretto quindi a rinviare di un'ora, e poi per questa neve che temo abbia magari impedito a qualcuno, o magari fatto immaginare che oggi non ci potesse essere. E comunque, dunque, vi ringrazio di essere presenti, vi presento il professor Massimo Fornasier del Politecnico di Monaco in Germania, che è appunto un professore italiano che all'estero da molti anni, e che ci parlerà oggi cioè in queste tre lezioni ci parlerà della storia, teoria e applicazioni delle quelle che in inglese si chiamano wavelets, in italiano tradotte ondine, ma nate in francese con il nome di ondelette. Potevano chiamarle vaguette, sarebbe stato ancora più francese. Ma, e quindi ci parlerà di questo argomento che è una teoria matematica e, come vedremo, si innesta su problemi di carattere applicativo molto vario, e quindi ci dirà un po' di che cosa si tratta. E diciamo, le prime due lezioni, oggi e domani, saranno quindi di presentazione della teoria, saranno svolte appunto come una presentazione teorica, mentre la prossima settimana ci presenterà una ricerca che ha svolto lui stesso, finalizzata alla ricomposizione, al recupero di un affresco del Mantegna da una quantità enorme di frammenti. E quindi i metodi, ci parlerà dei metodi matematici che sono stati usati per poter compiere questa operazione. Dunque, logisticamente, oggi siamo qui, comincio a anticiparvi, domani saremo, c'è un'aula che si chiama Aula Bianchi Scienze, che è vicina all'ingresso, quindi quando entrate nel palazzo chiedete lì alla portineria e vi indicheranno dov'è, lì è un passo. E domani vi dirò dove saremo la prossima settimana, perché adesso non mi ricordo. Va bene, allora lascio la parola a Massimo Fornasier, che c'è il suo microfono. Grazie mille. Benvenuti, e diciamo, terrò tre lezioni. Quella di oggi e di domani ha un carattere piuttosto teorico, però cercherò di renderla abbastanza interessante, nel senso di raccontare anche la storia che ha generato questo tipo di matematica e quali sono i fondamenti, di cosa si ha bisogno per poterla capire. Quindi quando il professor Fulvio Ricci mi ha invitato, mi ha detto: beh, vieni a raccontarci qualcosa della teoria delle wavelets e delle sue applicazioni. Piano piano, mentre stavo cercando di sviluppare un programma di presentazione, mi sono reso conto di dover costantemente andare indietro nel tempo per recuperare degli strumenti che probabilmente persone che da un po' di tempo non frequentano più le aule universitarie avrebbero bisogno di rivedere. E per questa ragione mi sono reso conto che dovevo andare fino al 1800. E inizieremo appunto dal 1800, e in particolare con una figura importantissima di questa storia,
questi strumenti che vedremo oggi, alcuni dei teoremi che vedremo oggi, li vedremo applicati la prossima settimana al problema del restauro degli affreschi. Va bene? Allora, il percorso va da due figure, entrambe francesi, Fourier e Morlet, e la prima parte di queste lezioni è dedicata appunto al percorso che connette queste due figure e il loro lavoro matematico, fino ad arrivare al concetto di trasformata wavelet, ovvero trasformata ondina. E nella seconda parte, diciamo, di queste lezioni cercheremo di capire meglio cosa significa decomporre certi segnali, certe funzioni rispetto a queste ondine. Come menzionavo, diciamo, ci sono state diverse figure nel passato che hanno lavorato in questo settore. Una persona prominente che ha contribuito in maniera molto importante è stata Ingrid Dubéchy, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola 10 lezioni sulle wavelets, e volete approfondire diciamo la tematica, secondo me è un bellissimo libro da leggere. Un libro che ha un carattere più applicato, cioè come utilizzare le wavelets per l'approccio al trattamento dei segnali digitali, è stato scritto da un altro prominente scienziato francese, che è Stéphane Mallat, e ha scritto un altro libro che si chiama Un tour con le wavelets al trattamento dei segnali digitali. Se volete un'introduzione molto più, diciamo, meno approfondita e molto più concisa, che sostanzialmente può essere vista come la base di queste lezioni, sono delle note di lezione che ho scritto e che potrei dare a disposizione se lo volete. La trasformata di Fourier. Bisogna parlare innanzitutto di Fourier, che è un matematico francese che è vissuto nel XVIII secolo, definito da Lagrange, ovvero Giuseppe Ludovico Lagrange, perché era nato a Torino, e come uno tra i primi uomini di scienza europei, insomma. Quindi già a quel tempo si stava vivendo un dialogo tra scienziati europei, e Fourier si era occupato in uno dei suoi memoir nel 1807 del problema di modellare matematicamente con delle equazioni e soprattutto caratterizzare le soluzioni di queste equazioni del comportamento del calore in materiali che conducono il calore. E per spiegare questo tipo di fenomeno, Fourier propone una tecnica risolutiva di queste equazioni basata su un'intuizione. Per capire questo tipo di scelta che lui fa, bisogna capire un po' come è fatta l'equazione del calore. L'equazione del calore si riferisce ad una funzione U di due variabili, una che rappresenta il tempo e l'altra che rappresenta lo spazio, e rappresenta sostanzialmente, se volete, il calore, la densità di calore che è presente nel punto X al tempo T. Il punto X è un punto tipicamente che appartiene ad uno spazio tridimensionale, e l'equazione del calore descrive come il calore si diffonde e la variazione nel tempo del calore, quindi la derivata parziale diciamo del calore rispetto al tempo, viene descritta in maniera fisica come il laplaciano della funzione U nello spazio. E il laplaciano della funzione U non è altro che la seconda derivata nelle varie coordinate x1 di U x1, x2
x3 più la derivata seconda di x2 di u x1, x2 e x3 più l'ultima derivata x3 sempre di secondo ordine della funzione. E in quel memoir lui si occupa di trovare soluzioni a questo tipo di equazione, e la strategia che sceglie è quella di spezzare la funzione u in due funzioni, una esclusivamente dipendente dal tempo, chiamiamola, non lo so, v di t, e una seconda funzione che chiamiamo omega di t, magari, di x. Quindi spezzare la funzione come prodotto di due funzioni, una dipendente dalla variabile del tempo e una dipendente della variabile spaziale. A questo punto lui dice, vabbè, cerchiamo, spezzando questo tipo di equazione e di soluzione, cercando una soluzione di questo tipo, come potrebbe essere fatta una soluzione nello spazio? E quello che lui osserva è che nella seconda, al membro destro di questa equazione, compaiono delle derivate nelle varie direzioni. E lui pensa che un modo semplice per poter rappresentare questa funzione omega sia rispetto a funzioni che ammettono una rappresentazione semplice delle proprie derivate, in particolare che abbiano la stessa natura sia a sinistra dell'equazione che a destra dell'equazione. Ovvero intuisce che a sinistra ci debba essere una rappresentazione rispetto alla variabile x che sia identica alla rappresentazione della variabile x a destra. Solo che adesso ci sono due derivate. E lui riflette su questo aspetto del fatto che derivando due volte debba ottenere la stessa funzione, sostanzialmente. Va bene? E quello che capisce quindi è che una soluzione di questa equazione possa essere scritta come combinazione, come somme combinazione lineare di funzioni di tipo trigonometrico. La ragione è che la derivata seconda di una funzione trigonometrica è essenzialmente se stessa, quindi un coseno e un seno rimangono se stessi, e per questa ragione lui propone di sviluppare in una serie di, quindi una combinazione lineare di funzioni che sono seni e coseni, la parte a destra, cioè questa parte del prodotto con cui lui esprime la soluzione. Posso avere sullo schermo anche le slide, che così so dove sono. Questo è appunto una rappresentazione di una soluzione numerica della soluzione del calore, dove si parte con un dato iniziale e piano piano questo dato iniziale si smorza nel tempo, perché il calore si diffonde e viene smorzato nel tempo. Questa è l'equazione del calore in dimensione 2, dove abbiamo solo due variabili a disposizione, e Fourier appunto nella parte relativa allo spazio, qui purtroppo c'è la variabile t che appare, perché d'ora in poi lavoreremo solo in dimensione 1, e quindi considereremo variabili scalari e soprattutto non ci riferiremo più al problema del calore. Però Fourier ritiene di cercare soluzioni dell'equazione del calore che nello spazio abbiano una rappresentazione di questo genere qui. E il dato di fatto è che moltissime funzioni in realtà si possono esprimere in questa forma rispetto a certi coefficienti a n e bn,
e che hanno una forma molto ben precisa, cioè appaiono come dei prodotti scalari nel senso di una certa formalismo che andremo a vedere in modo più preciso dopo, che sono espressi in forma di integrali della funzione proprio rispetto alle funzioni trigonometriche. Va bene? Come vedremo, in realtà moltissime funzioni ammettono questo tipo di rappresentazione, dove l'uguaglianza va intesa in senso opportuno, e non considereremo più questo tipo di espansione nel senso di cosini e seni, ma cercheremo di scrivere in maniera ancora più compatta utilizzando diciamo una forma che contiene dei numeri di tipo complesso. Va bene? Cioè Fourier sostiene che molte funzioni possono essere scritte in questa forma e si è posto il problema di studiare appunto anche questo tipo di rappresentazione. Ora, i seni e i coseni, quando si tratta di rappresentarli in un senso conciso utilizzando i numeri complessi, possono essere scritti in maniera più semplice andiamo a considerare l'esponenziale di tipo complesso. Qui si usa la formula di Eulero e utilizzando appunto la formula di Eulero si riesce a riscrivere la medesima espansione in serie che abbiamo visto prima, non più come somma di seni e coseni, ma come somma di esponenziali complessi che vengono moltiplicati, diciamo, nell'esponente con un parametro n intero. E diciamo che questa forma dell'espansione risulta equivalente a questa per funzioni reali e possiamo appunto avere diciamo una caratterizzazione della funzione mediante dei coefficienti che appartengono a questa serie. Perché questo tipo di rappresentazione risulta interessante? Ma una funzione, diciamo, viene definita dai propri valori sull'asse reale e l'asse reale è un continuo. E diciamo, ha una cardinalità del continuo, mentre questa sua rappresentazione a destra è rappresentata da un insieme innumerabile di coefficienti. Cioè c'è una differenza importante nel senso di individuare in maniera unica la funzione a partire dai suoi valori reali o a partire da un insieme numerabile di valori reali. Quindi questo è un controintuitivo pensare che lo stesso oggetto possa essere definito con due quantità diverse. Quello che rompe un po' questo tipo di ambiguità è il fatto che questi particolari coefficienti a loro volta si scrivono in forma integrale e quindi in qualche modo condensino informazione molto sofisticata, diciamo, che rappresenta la funzione rispetto ad una integrazione con le funzioni di tipo complesso esponenziale. Questi coefficienti vengono chiamati coefficienti di Fourier. E questa viene chiamata appunto una serie di Fourier della funzione f, quando la funzione f è rappresentata su un intervallo, in questo caso di lunghezza 2π greco. Va bene? Quindi abbiamo un intervallo di questa lunghezza. Metto un punto di domanda su questo uguale perché dovremmo cercare di capire meglio in che senso queste due funzioni, la funzione a sinistra e la funzione a destra, in effetti risultino la medesima. Il modo con cui riusciremo a capire meglio questo tipo di espansione è considerando che queste funzioni e elevato alla int sono ortonormali rispetto ad un opportuno prodotto scalare.
Allora, per capire cosa intendo per prodotto scalare, abbiamo bisogno di riprendere un concetto di analisi funzionale che forse vi ricordate, e sono gli spazi di Hilbert. E cioè, sono spazi vettoriali astratti, come per esempio potete immaginarvi tranquillamente lo spazio euclideo, come diciamo, come prototipo di uno spazio di Hilbert. La differenza è che uno spazio di Hilbert può avere dimensione infinita, quindi abbiamo una topologia più sofisticata rispetto a quella di uno spazio finito dimensionale, ma come uno spazio euclideo è munito di una funzione che chiamiamo prodotto scalare, che soddisfa tutte le proprietà simili a quelle del prodotto scalare classico di uno spazio euclideo o di una, diciamo, uno spazio complesso multidimensionale. Ovvero si ha che questa funzione ha, diciamo, delle proprietà di bilinearità, ha delle proprietà di simmetria, a meno che vi sia, diciamo, appunto un prodotto scalare a valori complessi, per cui quando simmetrizziamo occorre considerare anche il coniugio, e quando andiamo a valutare il prodotto scalare di una funzione di un vettore con se stesso otteniamo un valore reale non negativo, e abbiamo che il prodotto scalare è nullo solamente nel vettore nullo. Allora, cos'è un prodotto scalare? Come dicevo, il prototipo che abbiamo in mente è lo spazio euclideo, ma questo tipo di prodotto scalare si estende, diciamo, nel senso più astratto, a uno spazio di Hilbert astratto. Allora, nello spazio euclideo il prodotto scalare è essenzialmente come un vettore riesce a vedere un altro vettore, d'accordo? Quindi noi abbiamo due vettori, chiamiamolo appunto U e V. Il prodotto di scalare di U e V è, diciamo, il modo con cui noi vediamo V dal vettore U, va bene? Abbiamo questo tipo di proiezione, e questa quantità risulta essere appunto il prodotto scalare dell'uno verso l'altro. Questo viene rappresentato in uno spazio di dimensione D come il prodotto delle componenti dei due vettori, cioè questa quantità risulta equivalente a prendere le somme da 1 a D di V con I, U con I coniugato. E come vedremo, nel caso di certi spazi di dimensione infinita, la somma si tramuta in una integrale, quindi abbiamo un numero infinito di valori che terremo in conto, piuttosto che un numero finito di valori. Però questo prodotto scalare, cioè il modo in cui un vettore vede l'altro, e in particolare se il prodotto scalare è grande, significa che due vettori si vedono molto bene, mentre se il prodotto scalare è molto piccolo, i due vettori si vedono poco, in particolare se due vettori sono ortogonali l'uno con l'altro, non si vedono affatto. E diciamo, questo concetto di struttura geometrica dello spazio si generalizza appunto agli spazi di Hilbert mediante questo formalismo più astratto. Lo spazio di Hilbert appunto è uno spazio vettoriale di vettori munito di un prodotto scalare che produce una norma. Quando noi andiamo a considerare il prodotto scalare di un vettore con se stesso, stiamo chiedendo al vettore di dire quanto è lungo, perché il vettore guarda se stesso e dice: beh, io sono lungo un certo tot, e questo appunto sarà la norma
su questo spazio di Hilbert come avviene esattamente per gli spazi euclidei. Va bene? Con questa norma lo spazio di Hilbert si vuole che sia completo. Ora non entro nel dettaglio di cosa significa essere completi, però sostanzialmente è una richiesta di tipo topologico per dire che il comportamento di convergenze, di successioni in questo spazio di Hilbert non si comporta in modo tanto differente a quello, diciamo, di uno spazio euclideo. Lo dico in maniera un po' informale per non entrare troppo nei dettagli. Esempi concreti di spazi di Hilbert, diciamo di dimensione infinita o anche dimensione finita, che a noi interesseranno da qui in poi, sono due sostanzialmente. Il primo è lo spazio di funzioni che su un qualche dominio di R alla N sono quadrato sommabili, e cioè sono funzioni che hanno un integrale finito del loro quadrato, e il prodotto scalare è semplicemente l'integrale di una funzione contro un'altra coniugata, va bene? Che assomiglia molto a questo tipo di prodotto scalare, salvo il fatto che la somma viene sostituita da un numero infinito di valutazioni, e quindi, diciamo, formalmente assomiglia molto al concetto di prodotto scalare classico euclideo. Ancor più vicino al prodotto scalare classico è quando noi consideriamo un qualsiasi sottoinsieme, per esempio, di un insieme numerabile, e andiamo a considerare le successioni definite su questo tipo di insieme numerabile, e tra queste consideriamo quelle che sono quadrato sommabili, cioè che hanno somma finita dei loro quadrati. Anche in questo caso si ridefinisce il prodotto scalare in maniera analoga. In particolare, se l'insieme degli indici che noi consideriamo è un insieme finito, per esempio a cardinalità D finita, questo insieme delle successioni quadrato sommabili in realtà non è altro che lo spazio euclideo stesso, va bene? E quindi lo definiamo in questa forma qui. Noi considereremo sia situazioni in cui lo spazio degli indici è finito, situazioni in cui lo spazio degli indici è infinito, e queste due tipologie di spazi di Hilbert sono per noi sostanziali. Ah, c'è un dx qui che non ci dovrebbe essere. Sì. Va bene. Ora, come nello spazio euclideo, noi abbiamo sempre bisogno di un riferimento importante, ovvero un sistema di base che ci rappresenti delle coordinate per gli altri vettori. D'accordo? E le coordinate tipicamente si costruiscono per prodotto scalare. Allora, noi nello spazio euclideo classico abbiamo una base, tra virgolette, chiamata canonica, che sono i famosi vettori E1 ed E2, ciascuno con, nel piano cartesiano, con delle coordinate molto precise, e andiamo a rappresentare qualsiasi altro vettore per prodotto scalare rispetto a queste altre due elementi di base. Quindi noi proiettiamo questo vettore sugli assi cartesiani, ottenendo appunto dei prodotti scalari, perché se ho un vettore, chiamiamolo U, e chiedo al vettore E1 come vede U, lo vede lungo così, e se chiedo al vettore E2 quanto lungo è U, mi dirà quest'altra quantità. E quindi U, rispetto a questo sistema, si esprime come combinazione lineare dei vettori di base moltiplicati dai prodotti scalari rispetto a questi vettori di base. Come si fa questo per lo spazio euclideo? Lo si fa per uno spazio di Hilbert arbitrario. E una
caratteristica utilissima per costruire questo tipo di riferimento è l'ortogonalità, cioè si definisce che si definiscono due vettori o dei vettori di una base dello spazio che vogliamo rappresentare ortonormali o ortogonali quando il loro prodotto scalare è rappresentato dal cosiddetto simbolo di Kronecker. Possiamo ingrandire un attimo la slide? Grazie. Quindi un insieme in uno spazio di Hilbert si dice ortonormale quando il prodotto scalare di due elementi di questo insieme è uguale al simbolo di Kronecker. Il simbolo di Kronecker ci dice che delta alfa beta è uguale a 1 se alfa e beta sono medesimi, altrimenti è 0. Va bene? Quindi questo è il significato del simbolo di Kronecker. Il che significa che tutti questi vettori hanno lunghezza 1, perché una volta che noi andiamo a calcolare la norma u alfa volte u alfa otteniamo 1, invece se andiamo a considerare due elementi di base discordanti, quindi con due indici discordanti, otteniamo 0. Allora c'è un teorema fondamentale, scusate, ci sono delle volte in cui ci sono dei termini in inglese ancora nelle slide. C'è un teorema fondamentale che utilizzeremo molte volte in questo corso ed è il teorema di Fourier, che essenzialmente dice questo: se abbiamo un insieme numerabile ortonormale, cioè abbiamo un insieme che possiamo contare sostanzialmente di fatto di vettori ortonormali, ci sono affermazioni che sono mutuamente equivalenti. La prima affermazione è che qualsiasi altro vettore dello spazio di Hilbert si scrive appunto come combinazione lineare di questi vettori ortonormali di base moltiplicati per dei coefficienti che sono esattamente i prodotti scalari del vettore rispetto alla base ortonormale. Si può tranquillamente pensare che il vettore di riferimento sia un vettore arbitrario, come l'abbiamo visto nello spazio euclideo, e i vettori di base possono essere i vettori della base canonica. Va bene? Solo che qui lo consideriamo in maniera molto generale, molto astratta, molto arbitraria, e i vettori u alfa possono essere anche delle funzioni o degli oggetti di dimensione infinita. Va bene? La seconda condizione equivalente è appunto che il prodotto scalare di qualsiasi coppia di vettori nello spazio di Hilbert, anche se questo prodotto scalare è molto complesso, magari si esprime in forma integrale, come si esprimeva il prodotto scalare in forma integrale dello spazio L2, si può scrivere anche come prodotto scalare rispetto delle somme dei coefficienti dei due vettori rispetto alla base che stiamo considerando nel senso dei prodotti scalari. Va bene? Quindi il prodotto scalare nello spazio di Hilbert si scrive come prodotto scalare nello spazio che abbiamo definito qui L2 piccolo, nello spazio che abbiamo definito qui L2 piccolo, dei coefficienti calcolati come prodotti scalari dei due vettori rispetto alla base. Va bene? L'ultima proprietà importante, equivalente alle altre, è la completezza. Ovvero, in uno spazio di Hilbert, diciamo, se un vettore ha prodotto scalare con gli elementi di base sempre nullo, l'unica possibile soluzione è che il vettore stesso fosse nullo. Cioè, se è visto da tutti gli elementi della base come un vettore che non ha componenti in quella direzione, necessariamente il vettore è nullo. D'accordo? Ora, noi utilizzeremo questo risultato e molte volte in diversi contesti e soprattutto
Ci potremmo permettere di farlo perché si può dimostrare mediante un'applicazione, per esempio, del lemma di Zorn, che ogni spazio di Hilbert, pur essendo molto astratto, come l'abbiamo proposto qui, ammette sempre una base ortonormale. Va bene? Quindi non stiamo parlando di un insieme che non esiste, ecco, ma dato uno spazio di Hilbert c'è sempre una base ortonormale e si può rappresentare in questa forma. Non entro in alcuni dettagli topologici, per cui ci sono degli spazi di Hilbert che ammettono delle basi numerabili e altri che non le ammettono. Va bene? Ci sono domande fino a questo punto? Mi state seguendo o è troppo veloce, troppo lento? Ci sono delle difficoltà a seguire i ragionamenti o no? Tutto chiaro? Va benissimo. Posso andare avanti dunque. Allora facciamo alcuni esempi ancora una volta. La base trigonometrica, quella che abbiamo visto proposta da Fourier, è una base ortonormale per lo spazio di Hilbert L2 su un intervallo di lunghezza variabile. Per esempio possiamo fissare la lunghezza tau e in questo senso anche la base deve essere sostanzialmente adattata in modo tale che queste funzioni siano periodiche di periodo opportuno per essere compatibili con la lunghezza dell'intervallo. Va bene? Ma allora se questo è un insieme ortonormale ed è una base ortonormale per questo spazio, allora come vedremo sarà in grado di riprodurre qualsiasi elemento di questo spazio applicando la prima condizione per essere una base ortonormale. Va bene? Però prima di fare questo proviamo a vedere come mai queste basi sono ortonormali. Consideriamo il prodotto scalare in L2 sull'intervallo così come l'abbiamo definito prima, ovvero come l'integrale di una funzione contro l'altra coniugata. Questo, facendo il conto degli esponenziali, significa semplicemente raccogliere l'n e l'm insieme in una somma tenendo conto del coniugio e fare un cambio di variabile per cui dall'intervallo 0 tau ci riscaliamo all'intervallo 0 1 e a questo punto osserviamo che non appena n e nm sono uguali l'esponente è uguale a 0, quindi questo vale 1. Quindi nel caso m uguale a n, lì, il prodotto sarà 1, mentre nel caso n uguale a m, è diverso da m, otteniamo un qualsiasi intero qui e a causa della periodicità dell'esponenziale otterremo valore 0. E quindi abbiamo appunto il simbolo di Kronecker che appare indicando appunto questo insieme è ortonormale. Dire che un insieme ortonormale non è sufficiente per dire che è una base, ok? Non andiamo nel dettaglio della dimostrazione per cui questa è in effetti una base, per cui queste tre affermazioni risultano verificate, e dandolo per scontato, applicando il teorema di Fourier, sappiamo che adesso qualsiasi funzione che è in L2 sull'intervallo si può riprodurre nel senso della topologia indotta dalla norma di quello spazio di Hilbert come somma di funzioni di questo genere qui, come combinazione lineare opportuna a sviluppo in serie di queste funzioni qui. D'altra parte, in realtà questa topologia di cui stiamo parlando, questa norma dello spazio L2, è una norma molto particolare. Infatti, per quasi 200 anni ci si è dedicati a cercare di capire in che senso questa serie di Fourier convergano alle funzioni K
che rappresentano. Ci sono dei risultati che stabiliscono che persino una funzione continua qualsiasi ha trasformate di Fourier che divergono in un punto. Questo tipo di controesempio alla convergenza puntuale è dato da funzioni che hanno, per esempio, delle oscillazioni molto violente, che diventano sempre più ampie, e lì, diciamo, pur essendo la funzione continua, c'è divergenza della serie. Ci sono altri risultati che dimostrano che esiste una convergenza in un certo senso per le funzioni continue, per esempio, se tu hai una funzione continua, convergerai in un certo senso, non convergi puntualmente sempre, come abbiamo visto, però diciamo c'è una convergenza nel senso di Cesaro, cioè una convergenza delle medie e delle somme parziali. È una convergenza molto particolare, un po' più debole, e c'è questo tipo di convergenza. Esistono risultati appunto di Lebesgue, che è stato colui che ha sostanzialmente definito questi spazi L2, in cui finalmente si dimostra la convergenza nella norma dello spazio L2 delle funzioni quadrato sommabili su un intervallo della serie di Fourier. Inoltre, d'altra parte, non si dimostrano, cioè questa convergenza nelle due non è una convergenza che si estende facilmente ad altri spazi. Lo spazio L1, che rappresenta lo spazio delle funzioni sommabili, non quadrato sommabili, ma delle funzioni sommabili, non ha le stesse proprietà. Kolmogorov nel 1923-1926 dimostra, costruisce una funzione sommabile la cui serie di Fourier però diverge quasi ovunque, va bene? Quindi diciamo questa particolarità dello spazio L2 è molto specifica. Come dicevo, il problema di studiare la convergenza delle serie di Fourier è arrivato quasi fino ad oggi. Nel 1996 Carlson sostanzialmente dimostra che la serie di una funzione quadrato sommabile converge quasi ovunque. Va bene, quindi rispetto allo spazio L1 e allo spazio L2 ci sono delle differenze enormi quando si tratta di convergenza nel senso delle serie di Fourier. Ok, quindi adesso abbiamo introdotto questo concetto di serie di Fourier per funzioni definite su un intervallo. E uno si può chiedere se esiste un concetto di serie di Fourier o una rappresentazione di tipo Fourier per funzioni che non stanno più su un intervallo, ma stanno su un'asse reale, va bene? Vivono sull'asse reale. Per fare questo consideriamo una qualsiasi funzione diciamo, che prende valori reali e definiamo un operatore che utilizzeremo molto nelle prossime ore e che è il prodotto di convoluzione. Il prodotto di convoluzione significa prendere essenzialmente il prodotto scalare di una funzione per un'altra funzione che viene traslata, che viene traslata di una certa quantità. Quindi è come se noi trasportassimo una funzione lungo l'asse reale e costantemente valutassimo come questa funzione vede l'altra. Va bene? Il concetto di convoluzione essenzialmente è questo. Se siamo convinti che il prodotto scalare sia appunto la richiesta di definire come un vettore vede l'altro, a questo punto quello che la funzione g sta facendo è di spostarsi lungo l'asse reale e chiedere come sta guardando su quel pezzo di asse reale la funzione f, d'accordo? Ora, la funzione f rappresenta quello che gli ingegneri chiamano risposta di impulso, ovvero la valutazione dell'operatore stesso rispetto ad un impulso di Dirac.
Che cosa si intende con questo? Beh, diciamo nel passato molti sistemi anche di comunicazione, eccetera, venivano rappresentati come operatori di questo genere qui, va bene? Operatori di tipo convolutivo. Perché? L'idea è sostanzialmente questa, se noi abbiamo una comunicazione tra una sorgente di segnali e un ricevitore, anzi facciamo una sorgente di segnali e un ricevitore, e supponiamo che vi siano degli ostacoli che riflettano il segnale, va bene? Il segnale viene inviato rimbalzando sui diversi ostacoli e raggiunge il ricevitore ritardato nel tempo, a seconda del percorso che ha fatto, quindi a seconda dei diversi rimbalzi che fa, raggiunge il ricevitore in tempi diversi. E quello che il ricevitore ottiene non è un segnale solo, ma è la sovrapposizione di tutti questi segnali, d'accordo? E di intensità però diversa, perché magari vengono attenuati da questi rimbalzi tra diverse tipologie di ostacoli, d'accordo? Allora, nella teoria della comunicazione in ingegneria, questo tipo di operatore che vedete di convoluzione rappresenta appunto il segnale ritardato con diversi ritardi, attenuato da una funzione F che rappresenta sostanzialmente l'ambiente in cui il segnale si è propagato. Ci siamo? E il modo con cui gli ingegneri cercavano di capire questo operatore, perché se si vuole poi recuperare il segnale occorre invertire questo operatore. Quello che uno riceve è la convoluzione del segnale, per ottenere il segnale G occorre invertire l'operazione. Ma per invertire l'operazione occorre conoscere l'operatore, in questo caso conoscere l'operatore significa conoscere F. Per questo cosa si fa? Si trasmette un impulso, una delta. E quello che si viene restituito dalla trasmissione di un impulso è proprio la funzione F stessa. Va bene? Questo è il modo con cui vengono modellati certi tipi di trasmissioni nell'ambito dell'ingegneria delle comunicazioni. Va bene? Ora, questo è un operatore che ha un certo tipo di autofunzioni. Ve li ricordate gli autovalori? Cioè, quando noi abbiamo un operatore che è applicato ad un certo vettore, restituisce il vettore stesso moltiplicato per uno scalare, significa che quel vettore, se non nullo, è appunto un autovettore. Noi abbiamo un autovettore che è una funzione, e la chiamiamo appunto autofunzione, e le autofunzioni degli operatori di convoluzione sono proprio gli esponenziali complessi del tipo e elevato alla i omega t. Quindi se noi applichiamo adesso l'operatore ad una funzione di questo genere qui, quello che otteniamo è la funzione stessa moltiplicata per un autovalore che dipende da omega. Quindi noi scegliamo un omega arbitrario, questo ci darà un'autofunzione arbitraria, va bene? È interessante vedere che l'autovalore che compare a seguito di questa valutazione è appunto quella che viene chiamata la trasformata di Fourier della funzione F, ovvero il prodotto scalare della funzione F rispetto ad un esponenziale coniugato proprio di quel tipo lì. Va bene? Questo è un modo di definire la trasformata di Fourier, la definiremo in un attimo in altra forma, va bene? Ci siamo? Va bene, quindi sostanzialmente raccogliamo anche il fatto che la trasformata di Fourier ha molto a che fare
con questi operatori di convoluzione e li vedremo in opera successivamente ancora. In realtà il significato della trasformata di Fourier è di dire che F cappuccio in un particolare valore di omega è tanto grande quanto F è simile all'onda complessa elevato alla I omega t. Ovvero, quando noi consideriamo la trasformata di Fourier, stiamo chiedendo quanto la funzione F assomigli a quell'onda con quel tipo di frequenza. Va bene? Ci siamo? Ora, come vedremo, e come abbiamo fatto per le serie di Fourier, se noi andiamo indietro un attimo e andiamo a vedere la serie di Fourier, quella che abbiamo considerato al principio, questa. La serie di Fourier aveva appunto come coefficienti il prodotto scalare della funzione f contro i corrispondenti, in realtà ci dovrebbe essere un meno qui, contro i corrispondenti esponenziali complessi, e veniva risintetizzata mediante questa formula. Quindi, data la trasformata di Fourier o i coefficienti di Fourier, eravamo in grado di ricostruire la F in maniera opportuna. La stessa cosa si può fare a livello della trasformata di Fourier, cioè se io ho data la trasformata di Fourier, sono in grado di ricostruire la funzione che l'ha prodotta, invertendo il processo, e il processo viene inverso da essenzialmente un'altra trasformata di Fourier che è identica, salvo il fatto che qui non appare più il segno meno, come appare qui nella sua definizione, e viene il tutto moltiplicato da un fattore che è 1 su 2 pi greco. Va bene? Ora, possiamo fare un esercizio adesso, giusto per fare un po' di ginnastica con questo tipo di oggetti, e cioè dimostrare che la trasformata di Fourier di una convoluzione è proprio il prodotto delle trasformate di Fourier. Va bene? Proviamo a vederlo in un attimo. Allora, noi abbiamo visto appunto che la convoluzione di due funzioni era appunto la funzione f di u g di t meno u du. Questa era proprio la definizione di convoluzione di due funzioni. E se andiamo a considerare la trasformata di Fourier, dovremmo prendere appunto e elevato alla meno i omega t de omega e integrare ulteriormente rispetto a questa quantità. Appunto, questo oggetto qui non è altro che la convoluzione di f e g valutata nel punto t. D'accordo? Quindi, prego? Sto integrando in t, sì. Scusami. Va bene? Benissimo. Ora, supponiamo di poter scambiare gli integrali, per cui, diciamo, possiamo portare il du scambiato con il dt, e questo si può fare, diciamo, sotto alcune condizioni di integrabilità di queste funzioni. E quello che otteniamo, appunto, è quest'altra forma, per cui adesso noi integriamo tutto in dt qui e scambiamo con il du, e possiamo produrre adesso un cambio di variabile in questo integrale, va bene, che per esempio possiamo scrivere che s è uguale a t meno u, e eseguendo un cambio di variabili, quello che otteniamo è appunto f di u. Qui otteniamo l'integrale di g di s
Qui otteniamo e elevato alla meno i omega s ds e compare un e elevato alla meno i omega u du. E ora noi osserviamo che adesso questo non dipende più da u e quindi possiamo riscrivere il tutto precisamente come la trasformata di Fourier di f in omega moltiplicato la trasformata di Fourier di g in omega. Ed è più o meno il modo con cui si può argomentare questo tipo di equivalenza. Se volete fare un esercizio così per fare un po' di ginnastica, potreste utilizzare questa formula per derivare quest'altra formula di equivalenza, ovvero che il prodotto scalare di due funzioni equivale sostanzialmente al prodotto scalare, salvo la costante, delle loro trasformate di Fourier. Questa equivalenza si chiama identità di Parseval ed è essenzialmente la medesima identità che avevamo visto al principio nella punto 2 del punto 2 della serie di Fourier in un certo senso. Anche se, diciamo, nel caso, in questo caso non si tratta più di una serie, ma si tratta appunto di una integrazione. Va bene? Sono è una simile, diciamo, equivalenza come nel teorema di Fourier. Ci siamo? Ora, vi avevo detto che avremo derivato la trasformata di Fourier non più come autovalore di un operatore di convoluzione e la sua inversa in un'altra maniera. Allora proviamo a vedere quale. Sappiamo che se una funzione è in L2 su un intervallo opportuno, di ampiezza opportuna, essendo gli esponenziali complessi opportunamente scalati a una base ortonormale, si applica il teorema di Fourier, il punto 1 del teorema di Fourier, che ci dice che qualsiasi funzione si può scrivere in quello spazio come una successione, una somma di questo una serie di questo tipo di funzioni opportunamente scalata con i prodotti scalari. D'accordo? Questo l'avevamo visto prima. Va bene? Ora il prodotto scalare sull'intervallo, il prodotto scalare sull'intervallo è l'integrale sull'intervallo della funzione contro le funzioni esponenziali complesse. Va bene? Questa era la definizione di prodotto scalare, come abbiamo visto per gli spazi L2, no? Ora la domanda è: che succede se omega tende a più infinito? Cioè, cosa succede se noi facciamo adesso andare questo intervallo e invadere completamente tutto l'asse reale? Va bene? Allora, quello che si può vedere è che questa somma essenzialmente è una specie di somma di Riemann. E cioè abbiamo valutato queste funzioni su degli interi opportunamente scalati e andiamo a considerare diciamo questa somma con un'approssimazione di un'integrazione. Va bene? E tanto più omega diventa grande, tanto più questa approssimazione diventa fine. Allora, questo ci fa pensare che se f è una funzione sommabile su tutto l'asse reale, cioè è una funzione che ammette un integrale finito su tutto l'asse reale, allora si possa scrivere la seguente formula, cioè possiamo scrivere che la f è il limite per omega che va più infinito della f stessa ristretta su un intervallo che diventa sempre più grande. È chiaro che non appena omega diventa più grande, cioè omega pi diventa più grande di t, diciamo
questa formula è identicamente uguale alla f di t, va bene? Questo simbolo che utilizzo qui, la key, rappresenta la funzione caratteristica su quell'intervallo. La funzione caratteristica, appunto, prende valore 1 sull'intervallo, mentre prende valore 0 fuori dall'intervallo, va bene? Prende valore 1 sull'intervallo, cioè quindi se abbiamo un intervallo i, la funzione caratteristica su quell'intervallo vale 1 sull'intervallo, 0 altrimenti, va bene? Per cui, appunto, f si può scrivere in questa maniera qui. Tuttavia, f volte la funzione caratteristica è una funzione che vive su un intervallo. E se accettiamo, appunto, che le funzioni che vivono su un intervallo hanno questo tipo di espansione, possiamo riscrivere questo tipo di relazione in questa forma. E ci permettiamo adesso di prendere il limite di questa rappresentazione, supponendo di poterlo fare e di sostituire tutte le somme che compaiono con gli integrali che stanno approssimando, va bene? Quello che otteniamo è appunto la trasformata di Fourier di f e la sua trasformata di Fourier inversa, per cui otteniamo un modo, se volete, in maniera un po' euristica, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, di dimostrare, se volete, come dal teorema di Fourier applicato allo spazio di Hilbert L2 sull'intervallo si possa arrivare a ottenere la formula, la trasformata di Fourier, la formula di inversione della trasformata di Fourier sull'asse reale. D'accordo? Ci siamo? Ci sono domande? Qualcosa che volete venga ripetuto? Abbastanza chiaro. Va bene. Allora, qual è il significato della trasformata di Fourier? Siamo partiti, con un approccio abbastanza astratto, nel senso che vi ho spiegato perché Fourier l'ha scelta. Fourier l'ha scelta, ha fatto una scelta astratta, semplicemente visto che derivando due volte queste funzioni ottieni la funzione stessa, e quindi utilizzare questi elementi di base per rappresentare una funzione appariva una cosa utile allo scopo di risolvere l'equazione del calore. Abbiamo introdotto la trasformata di Fourier utilizzando il teorema di Fourier astratto negli spazi di Hilbert, abbiamo anche introdotto la trasformata di Fourier sull'asse reale e la sua inversione. Però sono tutti ragionamenti molto astratti quelli che abbiamo fatto, e allora cerchiamo di chiedersi qual è il significato della trasformata di Fourier, a cosa serve. Sostanzialmente la trasformata di Fourier rappresenta il contenuto in frequenza di una funzione o un segnale, va bene? Che cosa significa? Ma la domanda è come dire, ascoltiamo una musica e da questa musica distilliamo le note che l'hanno composta e diamo un nome a queste note, avranno le loro frequenze, sono le note che hanno distillato la musica. Va bene? La trasformata di Fourier, se volete, è quel processo che ci può dire, guardate che in questa musica sono comparse queste note. Va bene? Ci dice quindi quali sono stati i costituenti importanti oscillanti che hanno per sovrapposizione composto e possono anche decomporre la funzione stessa. La fortuna dell'analisi di Fourier nella pratica risiede essenzialmente nel fatto che è in grado di descrivere bene fenomeni ondulatori. E l'altro aspetto è che i fenomeni ondulatori sono sostanzialmente quasi tutto. Cioè tutto si fonda su fenomeni ondulatori. In particolare ci sono leggi di questo tipo qui in cui c'è una forma ondulatoria che viene smorzata, e questo tipo di leggi sono molto frequenti nella fisica. Per esempio l'equazione del calore appunto è un'equazione di una soluzione del calore è appunto una soluzione di questo genere qui. La trasformata di Fourier di funzioni di questo genere qui, in cui c'è un'oscillazione smorzata che nel tempo decade verso zero, va bene, si chiamano lorenziane.
E per esempio, quando noi andiamo a illuminare o irradiare una molecola con una radiazione elettromagnetica, sostanzialmente si osserva una risposta da parte di questa molecola mediante delle oscillazioni, diciamo, dello spettro di questa molecola, che rappresenta lo spettro di questa molecola, secondo questa Lorenziana. E le Lorenziane vengono quindi dette, in questo caso, lo spettro molecolare, e ci dicono quali sono i costituenti di quella, quali sono gli atomi che compongono quella molecola. D'accordo? Quindi io facevo l'esempio della musica, ma sostanzialmente ogni qualvolta qualcosa è composto da oggetti che hanno delle frequenze specifiche di oscillazione, ecco che l'analisi di Fourier può essere utile e è stata utilizzata in diversi premi Nobel per la chimica, per esempio, per riuscire a analizzare, diciamo, i contenuti molecolari. Questo è il principio della spettrografia, sì. Quindi anche la composizione interna della molecola? Sì. Perché i carichi sono deboli, altrimenti non è pazzo. No, secondo me sì. A questo punto c'è anche da dire che io, come vi ho menzionato prima, l'analisi di Fourier ha anche a che fare con fenomeni prodotti dall'uomo. Noi abbiamo imparato a utilizzare la fisica, a manipolarla per fare tecnologia, d'accordo? E la nostra comprensione della fisica, anche attraverso l'analisi di Fourier, ci ha consentito di produrre, per esempio, l'ingegneria della comunicazione, d'accordo? Però una delle rivoluzioni più importanti che abbiamo realizzato nello scorso secolo è stata essenzialmente la digitalizzazione. Che cos'è la digitalizzazione? È la rappresentazione di qualcosa che noi percepiamo come un continuo in un modo discreto, d'accordo? Per esempio, noi percepiamo la musica come un continuo, qualcosa di pervasivo che sentiamo molto, sentiamo come un continuo nel tempo, e come vedremo lo possiamo rappresentare in realtà in modo discreto, cioè con delle quantità che possiamo contare. Va bene? Ci siamo? Sì? Già adesso? Va bene, finisco questo, poi facciamo un intervallo, d'accordo? Benissimo. Nel 1949 Shannon dimostra che una funzione a banda limitata, adesso vi spiegherò cosa significa banda limitata, si può ricostruire da suoi campioni, e questa sua osservazione è stata la base dell'odierna tecnologia digitale. Allora cerchiamo di capire che cos'è questa conversione analogico-digitale, cioè quando un segnale che sostanzialmente ha una forma continua si rappresenta in una forma discreta. Allora si dice che una funzione è a banda limitata o a banda omega limitata se la sua trasformata di Fourier ha supporto, è non nulla, esclusivamente nell'intervallo meno omega pi omega pi, va bene? Cioè solamente su questo intervallo. Va bene? La trasformata di Fourier, appunto, ve lo ricordo, è il risultato della integrazione della funzione contro queste funzioni, diciamo, oscillanti, e il risultato a sua volta è una funzione, e se quella funzione ha supporto compatto, significa che nella funzione originale il contenuto di frequenza, il contenuto di oscillante, era tutto e solo rappresentato in questo insieme compatto. D'accordo? Allora, il teorema dice questo: se una funzione f è a banda omega limitata, cioè la trasformata di Fourier sta in un compatto,
Allora, la funzione si ricostruisce a partire dalle sue valutazioni sugli interi. Se io guardo questa funzione ogni tot, in particolare ogni tau volte un intero, questa informazione che io ho è tutta e sola quella che mi serve per ricostruire esattamente la funzione. Va bene? In altri termini, in termini più pratici, se uno va a ascoltare una musica e registra la musica ogni tot secondi e salva questa informazione su un CD-ROM, una volta che il CD-ROM viene riletto, noi non rileggiamo tutta la musica, rileggiamo solo quei campioni che abbiamo preso ogni tot millisecondi. D'accordo? Il teorema di Shannon dice che se la musica non aveva frequenze troppo elevate, questa informazione che noi abbiamo salvato è tutta e sola, o quasi tutta e sola, quella che ci serve per ricostruire esattamente la musica come era ascoltata prima. Va bene? Allora, adesso facciamo una mini pausa e poi dimostriamo questo teorema utilizzando gli strumenti che abbiamo visto fino adesso. Va bene? Perfetto. Allora, riprendiamo dal teorema di Shannon e diciamo che noi andiamo a interpolare la funzione nei punti dove l'abbiamo campionata, cioè l'idea è appunto quella di essenzialmente descrivere la funzione invece che guardandola in ogni punto, solo in certi punti, tau, 2 tau, 3 tau, e questi sono i corrispondenti campioni della funzione. Più in generale, appunto, avremo f in tau n, e l'idea è che questa funzione si possa ricostruire completamente interpolandola mediante un'altra funzione che viene spostata in coincidenza dei campioni. Questa funzione è il seno cardinale, e il seno cardinale, che si scrive sinc, non è altro che il seno di pi greco t su pi greco t. E questa funzione ha una bellissima forma, vale 1 in 0, e poi decade con una certa lentezza, diciamo, perché decade come 1 su t, quindi ha un decadimento dell'ordine 1 su t, è oscillante, con gli stessi zeri della funzione seno. E andiamo a interpolare la funzione f, e come sovrapposizione della funzione f con questi seni cardinali che tra di loro si interlacciano e si sovrappongono, la funzione viene completamente ricostruita. Va bene? Allora, proviamo a dimostrare questo teorema. Sembra difficile adesso parlare di dimostrazioni dopo aver fatto poco nulla, diciamo, di analisi di Fourier, però in realtà possiamo già farlo. Allora, proviamo a vedere come funziona. Noi sappiamo che la funzione è trasformata di Fourier a supporto compatto, a supporto in un intervallo. Per cui la trasformata di Fourier si scrive come la trasformata di Fourier moltiplicata la funzione caratteristica sull'intervallo stesso, semplicemente perché la stiamo moltiplicando volte 1, quindi non stiamo facendo assolutamente nulla. Quindi abbiamo la nostra trasformata di Fourier, questo nostro intervallo meno omega p, e qui noi abbiamo la nostra trasformata di Fourier, che è una qualche funzione, diciamo, definita sull'intervallo. Se vi ricordate, abbiamo stabilito che mediante il teorema di Fourier queste funzioni su un intervallo si scrivano
come risultato di una serie di Fourier. Va bene? E adesso noi andiamo un po' a studiare il comportamento dei diversi pezzi di questa serie di Fourier. In particolare andiamo a guardare il prodotto scalare e andiamo a guardare questo termine a destra. Va bene? E del prodotto scalare andiamo a vedere l'espressione esplicita e di questo termine che compare a destra calcoleremo la trasformata di Fourier inversa. Perché? Perché se vogliamo calcolare la funzione f, possiamo applicare la trasformata di Fourier inversa a sinistra e a destra, e quindi ci serve la trasformata di Fourier di questo termine. Ci siamo? Allora, andiamo a vedere questi prodotti scalari, quanto valgono e chi sono. Allora, il prodotto scalare di una funzione sull'intervallo è la funzione stessa moltiplicata la funzione coniugata, e dal momento che questa funzione ha supporto compatto, ha supporto nell'intervallo, fare questa integrale sull'intervallo o fare l'integrale su tutto l'asse reale è la medesima cosa. Va bene? D'altra parte, quello che stiamo scrivendo qui è anche la trasformata di Fourier inversa. Ok? Nel senso che quello che otteniamo è che questa è la f stessa valutata in meno n su omega barrato, per definizione di trasformata di Fourier inversa. Quindi scopriamo che se la funzione ha trasformata di Fourier a supporto compatto, i suoi coefficienti di Fourier, i coefficienti di Fourier della trasformata di Fourier, non sono altri che la funzione stessa valutata su degli interi scalati da omega barrato. Ci siamo? Benissimo, lo teniamo in mente e adesso vi informo di un altro aspetto. Se noi andiamo a considerare la trasformata di Fourier dell'intervallo meno 1,1, della funzione caratteristica sull'intervallo 1,1, la trasformata di Fourier, e questo se volete potete farlo come esercizio, non è difficile, è un integrale non difficile da fare, quello che si ottiene è la funzione due volte seno di t su t, che non è ancora un seno cardinale, ma lo diventerà non appena scaliamo la funzione caratteristica su un intervallo opportuno. Va bene? Ci siamo? Allora, teniamo in conto queste due informazioni, la informazione che il prodotto scalare non è altro che la funzione valutata in certi campioni e che la trasformata di Fourier di una funzione caratteristica sull'intervallo è un seno di t su t. Quindi andiamo a considerare la trasformata inversa di quel termine che dicevo prima, e la scriviamo esplicitamente, è 1 su 2pi, l'integrale da meno infinito a più infinito, e scriviamo esplicitamente la funzione stessa moltiplicata per l'esponenziale, tenendo conto che quando moltiplichiamo un e elevato alla n qualcosa diviso omega per un altro esponenziale, dobbiamo semplicemente fare le somme a livello degli esponenziali, d'accordo? Ora, questo per un cambio di variabili, quindi adesso noi ci spostiamo dalla funzione caratteristica su un intervallo alla funzione caratteristica sull'intervallo meno 1,1 e lo facciamo semplicemente scalando la variabile in maniera opportuna. Facendo questo e tenendo conto del cambio di variabili in questo integrale, otteniamo un diverso fattore e altri fattori che compaiono lì. E quello che si ottiene è la trasformata di Fourier di questa funzione caratteristica, che sarà un seno di qualcosa diviso quel qualcosa, e dove quel qualcosa non è altro che pi omega t volte n diviso omega. Ci siamo? E quindi otteniamo che questo termine,
che compare qui, se ne facciamo la trasformata di Fourier inversa, è proprio un seno cardinale opportunamente scalato. Se mettiamo insieme tutte queste informazioni, questo omega barrato se ne va via con questo omega barrato e ci ritroviamo puramente con questa rappresentazione, tenendo conto che il seno di cardinale è simmetrico rispetto a zero, possiamo semplicemente, non ci serve la simmetria, semplicemente prendiamo i valori n negativi, li trasformiamo in positivi e così via, e quello che otteniamo è appunto la formula di ricostruzione che dicevo del teorema di Shannon. Va bene? Quindi scopriamo che utilizzando la trasformata di Fourier inversa, la serie di Fourier sull'intervallo, tutte cose che abbiamo visto fino adesso, siamo stati in grado di dimostrare un teorema, che è il teorema di Shannon del 1949. Va bene? E sempre utilizzando tecniche di questo genere qui, non più difficili di quelle che avete visto qui, va bene? Si dimostrano altri teoremi, in particolare una formula di Plancharel o Parseval per funzioni a banda limitata. Cioè, se noi abbiamo due funzioni a banda limitata, cioè due funzioni la cui trasformata di Fourier è a supporto compatto, allora prendere il loro prodotto scalare, e sappiamo già che il loro prodotto scalare equivale a questa formula, ma c'è un 1 su 2 pi greco che non è scritto, ma ci dovrebbe essere. Queste due cose sono uguali perché abbiamo visto prima che la trasformata di Fourier di una convoluzione è uguale al prodotto delle trasformate di Fourier, e facendo un po' di massaggio si dovrebbe riuscire a dimostrare questa identità, lo ricordate? Benissimo. Non solo queste due identità vale, ma vale anche il fatto che possiamo restringere completamente il prodotto scalare agli interi. Va bene? Non occorre prendere il prodotto scalare su tutti i valori reali, ma è sufficiente prendere il prodotto scalare su degli interi opportunamente scalati. D'accordo? Ci siamo? Se volete, questa è una specie di somma di Riemann che approssima l'integrale, ma non occorre prendere il tau a zero. Va bene? Ancora più interessante è questo metacorollario. Dico metacorollario perché non lo scrivo bene in tutti i dettagli, però dice questo: se due funzioni sono quasi a banda limitata, cosa intendo per quasi a banda limitata? Intendo dire che le funzioni hanno una trasformata di Fourier che è importante su un intervallo ed è molto piccola fuori dall'intervallo. Non è a supporto compatto, va bene? Però le code della funzione fuori dall'intervallo sono piccole. Cioè tutta questa parte qui è piccola, va bene? La si può chiaramente valutare con una norma, per esempio. Si può valutare quella parte di funzione in maniera opportuna. Quindi, quando noi diciamo che due funzioni sono quasi a banda limitata, significa che le code della trasformata di Fourier sono abbastanza piccole. Se questo succede, allora quello che otteniamo è che i prodotti scalari sono quasi gli stessi. Va bene? Cioè, significa che questo termine che abbiamo in mezzo è comunque un'ottima approssimazione del prodotto scalare. Questo risultato che vedete scritto qui è utilizzato la prossima settimana in maniera molto importante per risolvere il problema degli affreschi. Va bene? Quindi sembra che questa cosa non abbia nessuna utilità pratica, ma vi garantisco che senza questa proprietà non saremmo riusciti a ricostruire gli affreschi. Va bene? Lo vediamo prossima settimana con un po' di dettaglio. Ci siamo? Quindi abbiamo capito che se il contenuto in frequenza è molto concentrato
di una funzione, essenzialmente quella funzione si identifica con i propri campioni, al punto che non solo la funzione si può ricostruire dai propri campioni, ma possiamo utilizzare i campioni per produrre prodotti scalari di quella funzione contro altre. D'accordo? Quindi vivere nel continuo o vivere nel discreto diventano più o meno la stessa cosa. Bene, l'entità dell'approssimazione, quanto buona è l'approssimazione, dipenderà da quanto piccole sono le code, diciamo, della trasformata di Fourier fuori da questo intervallo. Va bene? Ci siamo? Benissimo. Allora, dalla dimostrazione del teorema di Shannon abbiamo considerato diversi operatori. Li abbiamo utilizzati, non ce ne siamo accorti, ma li abbiamo utilizzati. Un operatore è l'operatore di traslazione, va bene? Infatti, abbiamo costantemente considerato la traslazione del seno cardinale in tutte le posizioni per fare la nostra interpolazione della funzione, va bene? Un altro operatore che costantemente è apparso è la moltiplicazione di una funzione per un esponenziale complesso. L'abbiamo spesso visto in forma di integrazione, però facciamo spesso questo tipo di operazione. Va bene? Un'altra operazione che abbiamo fatto è stata di riscalare le funzioni dilatandole. Se vi ricordate, eravamo su un intervallo di una certa larghezza e l'abbiamo riscalato sull'intervallo meno 1, 1. Ci siamo? Questi sono degli operatori fondamentali per capire l'analisi anche delle ondine, se vogliamo, e hanno delle relazioni molto specifiche di una sorta di dualità tra di loro mediante le trasformate di Fourier. Allora, quello che si può dimostrare è che la trasformata di Fourier di una funzione traslata non è altri che una modulazione della trasformata di Fourier. Cioè, traslare una funzione nel tempo equivale in frequenza a fare oscillare di più la trasformata di Fourier. Va bene? La moltiplicazione per un esponenziale complesso è aggiungere una frequenza, tra virgolette, di oscillazione alla funzione. Ci siamo? Viceversa, far oscillare una funzione di più e prenderne la trasformata di Fourier è equivalente a aver spostato le frequenze della funzione, cioè aver aggiunto delle frequenze che hanno spostato la funzione in frequenza. E quindi c'è una traslazione in frequenza della trasformata di Fourier. Ci siamo? Se è chiaro? Boh, sono veneto, ci vuole anche quello. Un'altra proprietà importantissima che abbiamo utilizzato per calcolare il seno cardinale, eccetera, non l'abbiamo vista proprio nel dettaglio, però l'abbiamo utilizzata, è che la trasformata di Fourier di una dilatata è un'opportuna dilatata reciprocamente della trasformata di Fourier. Va bene? Quindi se noi dilatiamo una funzione e ne facciamo la trasformata di Fourier, quello che otteniamo è che stiamo dilatando nel senso opposto la sua trasformata di Fourier. Ci siamo? Quindi quello che si concentra nel tempo si dilata in frequenza e viceversa. Ci siamo? D'accordo? Benissimo. Allora, noi adesso abbiamo visto la trasformata di Fourier sull'intervallo, che si può portare a diventare una trasformata di Fourier su tutto l'asse reale. Abbiamo visto le formule di inversione e abbiamo fatto un po' di ginnastica con questi concetti nello studiare come si applicano e che tipo di impatto applicativo possono avere, per esempio, nella teoria dei segnali digitali, del trattamento dei segnali digitali. Però è anche vero che i segnali digitali spesso ci arrivano finito dimensionali. Noi campioni non ne abbiamo un numero infinito. Ci siamo? Cioè, un'immagine digitale ha un numero finito di pixel.
una musica a un numero finito di campione sul CD-ROM. Allora la questione è: esiste un'analisi di Fourier che vive esclusivamente nel finito dimensionale? Ma in realtà sì. Allora, se noi consideriamo il nostro spazio L2 piccolo su un numero finito di campioni, cioè equivalentemente abbiamo visto che è lo spazio euclideo. Se vi ricordate, noi abbiamo fatto due esempi di spazi di Hilbert, L2 grande su un dominio di RLN, quale che sia lo stesso RLN per esempio, oppure L2 su un insieme numerabile o un sottoinsieme di un numerabile di campioni. Questo sottoinsieme può essere anche finito dimensionale, in quel caso lì avevamo detto che quello spazio era esomorfo a uno spazio euclideo. Ci siamo? D'accordo? Allora, in questo spazio, che è ancora uno spazio di Hilbert, semplicemente è il più semplice spazio di Hilbert che si possa pensare, il vettore di n componenti, le cui componenti non sono altro che degli esponenziali complessi valutati nelle entrate del vettore, costituisce una base ortonormale. E utilizziamo come insieme di indici l'insieme che va da 0 a n-1, quindi abbiamo n indici, lo spazio di dimensione n, va bene, però ci piace pensarli ciclici, va bene, in modo tale che possiamo considerare segnali periodici. Ciclici significa che andiamo da 0 a n-1 e poi possiamo proseguire su n ma tornando a 0. N più 1 diventerà 1, N più 2 diventerà 3. Quello è il gruppo ciclico di ordine N, forse ve lo ricordate, no? Gruppo ciclico di ordine N. Non è importante, l'importante è che vi ricordate che stiamo su un insieme finito di campioni e che se debordate, tornate dal principio. Ci siamo? Soprattutto se traslate, se trasliamo un segnale, le code che escono rientrano dall'altra parte. Va bene? Benissimo. Allora, se prendete un polinomio di questo tipo qui, 1 più z più z al quadrato più z alla terza fino più z alla n-1, si dimostra, è come un esercizio molto semplice di induzione, che il risultato è uguale a n per z uguale a 1, va bene, oppure z alla n-1 diviso z meno 1, va bene, se z non è uguale a 1. Vabbè, questo è un esercizio che potete fare per induzione, non è difficile e così via. Se adesso noi prendiamo come z questo numero complesso e utilizziamo questa formula, scopriamo che il prodotto scalare di questi due vettori con componenti che sono gli esponenziali complessi che corrono su indici diversi, risulta uguale a questa serie che non è altro che z alla m per m che va da 0 a n più 1, dove z è il numero complesso che abbiamo qui. D'accordo? Allora, quando k e l sono uguali, z è uguale a 1, e in questo caso quello che otteniamo da questa serie è esattamente 1. Perché abbiamo 1 contato n volte diviso n uguale a 1. Se invece k è diverso da l, va bene, ci ritroviamo con questo risultato, ma a causa della periodicità del elevato alla 2π im, quello che otteniamo qui è 0, perché otterremo 1 meno 1 e abbiamo appunto il delta di Kronecker. Siamo uno spazio di dimensione finita, abbiamo una base, abbiamo un insieme ortonormale di n vettori, quindi è una base ortonormale, va bene? Benissimo. Quindi, utilizzando il teorema di Fourier, se volete, in maniera, cioè ci rifacciamo questo teorema molto astratto, anche se volendo possiamo anche lavorare in spazi euclidei, possiamo scrivere un qualsiasi vettore come somma di questi vettori, come combinazione lineare di questi vettori di base ortonormali rispetto
ha dei coefficienti che ancora una volta si costruiscono per prodotto scalare. E chiameremo questi coefficienti a loro volta trasformata di Fourier discreta. Ci siamo? Bene? Ottimo. Ora, quindi, se vogliamo, adesso abbiamo uno strumento che non vive in uno spazio di dimensione infinita, non richiede un numero finito di campioni e ci consente comunque di fare un'analisi di Fourier, cioè di capire che tipo di frequenze ha un certo tipo di segnale. Ci siamo? Quanto costa? Quanto costa? Allora, qui abbiamo n prodotti, e poi abbiamo n somme. Ci siamo? Allora, assumendo che un'operazione equivalga ad una somma o ad una moltiplicazione, allora il costo computazionale è di 2n somme e moltiplicazioni per n volte, cioè 2n al quadrato. Se poi teniamo in conto che un'operazione complessa, per esempio la somma di un numero complesso, il prodotto di un numero complesso costa il doppio di una, allora troviamo che il costo computazionale in termini di operazioni da svolgere è 4n quadro. Va bene? Benissimo. Oggi un PC, un personal computer, ha un processore che è in grado di svolgere 3 per 10 alla meno 9 operazioni semplici, come le somme e i prodotti, per secondo. D'accordo? Il che significa che calcolare la trasformata di Fourier di un segnale di lunghezza 1000, va bene, ci costa, se andiamo a calcolare 4 volte 1000 al quadrato diviso il numero di operazioni che fa al secondo, quello che otteniamo è che siamo in grado di calcolare la trasformata di Fourier oggi in 0,013 secondi. Va bene? Fantastico, velocissimo. Peccato che i nostri segnali oggi non sono dell'ordine dei mille campioni. Un'immagine digitale ha oggi come minimo 10 milioni di punti, va bene? Per esempio, qui abbiamo un'immagine che ha 1000 pixel per 1000 pixel. Il vostro cellulare produce immagini ancora più grandi di così. Ci siamo? Questa è un'immagine, è dell'ordine del 2 alla 20, d'accordo? Quanto è il costo computazionale corrispondente? Sarebbe di 1400 secondi. Va bene? Quindi, in teoria, con un computer attuale ci metterebbe un sacco di tempo anche solo a fare la trasformata di Fourier di un'immagine. E quindi sembrerebbe impossibile poter fare qualsiasi tipo di analisi dei segnali digitali, d'accordo? Ma ci viene incontro un'altra storia che parte ancora dal 1800, Gauss nel 1805 inventa un modo di calcolare la trasformata di Fourier, ancora prima che Fourier diventasse qualcosa di noto, in uno studio dell'interpolazione delle traiettorie degli asteroidi di Pallade e Giunone. Questo lo abbiamo appurato negli anni. Lui aveva già calcolato un modo furbo di sviluppare la trasformata di Fourier. Cooley e Takei reinventano questo algoritmo, quindi lo pubblicano nel 1965, ed è il cosiddetto algoritmo della trasformata di Fourier veloce, che in inglese si dice Fast Fourier Transform. Fast Fourier Transform. Va bene? Allora adesso vediamo un po' come funziona questo algoritmo. Allora, dato un segnale vettore f, quindi a n valori, cosa facciamo? Rivediamo gli operatori che abbiamo visto prima. Trasliamo il segnale, significa spostarlo, ricordandoci che quando debordiamo
il pezzo che deborda ritorna dal principio. L'altro è la modulazione, cioè la moltiplicazione del segnale per un esponenziale complesso. Cioè stiamo aumentando le frequenze. Adesso utilizziamo altri due operatori che non sono la dilatazione, questo non lo utilizziamo, ma utilizziamo un altro operatore. Un primo operatore è: prendo un segnale di dimensione n e lo distribuisco in un segnale di dimensione 2n. E come faccio? Metto i campioni del segnale ogni 2. Va bene? Quindi metto i pezzi solo nei termini, per esempio, dispari. E negli altri ci metto 0. Questo operatore lo chiamiamo upsampling. Va bene? L'altro operatore invece è un operatore di duplicazione, che cosa fa? Semplicemente copia 2 volte il segnale. Va bene? Ci siamo? Quindi upsampling è: copio ogni 2 entrate il segnale di lunghezza n, e la duplicazione: prendo il segnale e lo copio per intero 2 volte. Ci siamo? Allora, la cosa bella è che, come abbiamo visto per l'analisi di Fourier sul continuo, anche nel discreto ci sono delle bellissime proprietà degli operatori rispetto alle trasformate di Fourier. La trasformata di Fourier di una traslazione è la modulazione della trasformata di Fourier. La trasformata di Fourier della modulazione è la traslazione della trasformata di Fourier. E la trasformata di Fourier di un upsampling è la duplicazione di una trasformata di Fourier. Provare per credere. Provare per credere significa, se volete fare un po' l'esercizio, cercare di verificare queste proprietà, provate a farlo. Ci siamo? Benissimo. Allora, consideriamo un segnale di lunghezza 4. Va bene? E proviamo a costruire questo segnale a partire dai suoi valori costituenti. Come facciamo? Allora, prendiamo i valori costituenti, che sono F0, F2, F1, F3. Va bene? Il segnale era ordinato in maniera diversa, era F1, F0, F1, F2, F3. Vabbè, li riordiniamo in maniera opportuna. Facciamo un upsampling e trasformiamo questi segnali di lunghezza 1 in segnali di lunghezza 2. Poi cosa facciamo? Facciamo che teniamo il primo segnale di lunghezza 2 così com'è e vi applichiamo l'identità che io chiamo I. E del secondo facciamo uno shift, un pochettino, ci siamo? E in tutti e due pezzettoni facciamo la stessa cosa, d'accordo? E cosa otteniamo? È la fusione di questi due in un segnale che chiamiamo F0, F2, F1, F3. A questo punto ripetiamo il processo, cioè facciamo un upsampling, facciamo uno shift di 1, mentre lo teniamo identico il primo pezzo, e poi facciamo una fusione del tutto nel segnale F. E quello che otteniamo è F0, F1, F2, F3. Ci siamo? Quindi, a partire dai campioni opportunamente riordinati, mediante operazioni di upsampling e shift e traslazione, siamo in grado di sintetizzare il segnale. D'accordo? Ora, la trasformata di Fourier di un segnale di lunghezza 1, cioè adesso viviamo semplicemente su un campione, è se stesso. D'accordo? Ci siamo? Allora, perché questo? Se noi andiamo a vedere la definizione di trasformata di Fourier, questa, se noi abbiamo n uguale a 1, questo ha solo come valore 0, in questo caso la trasformata di Fourier sarebbe il campione stesso. Ci siamo? Proprio per la definizione di trasformata di Fourier. Benissimo. Allora, cosa facciamo? Prendiamo questo diagramma che abbiamo prodotto,
Teniamo in conto che applicare la trasformata di Fourier al segnale iniziale non ha nessun effetto e applichiamo le regole di commutazione. Cioè tutto quello che era un upsampling diventa duplicazione. Tutto quello che era traslazione diventa modulazione. Ci siamo? E se noi semplicemente applichiamo queste regole, quello che calcoliamo è la trasformata di Fourier. Va bene? Proprio banale banale. Ci siamo? D'accordo? Benissimo, quanto costa questo algoritmo? Allora, come vedete, una duplicazione è semplicemente copiare nella memoria, perché prendo un vettore e ne faccio due copiando, quindi costo nullo. Dal punto di vista computazionale, nel senso di fare un'operazione, non c'è nulla da fare. L'identità ha costo nullo, noi teniamo il vettore così com'è. L'unico costo che abbiamo è la modulazione, va bene? La modulazione è moltiplicazione per un esponenziale complesso, va bene? Perfetto. Allora, quanto costa? Se assumiamo che il costo di dell'identità e della duplicazione è zero, il costo della modulazione di un vettore di lunghezza L è L-1. Perché meno 1? Perché l'esponenziale complesso in 0 vale 1, va bene? Quindi lì non facciamo nessuna operazione di moltiplicazione. Allora, assumiamo per semplicità che la lunghezza del vettore sia un esponenziale 2 alla n, per semplificare i conti, va bene? Allora, partendo dal basso del diagramma, viene effettuata una sola modulazione con un costo che è n-1, perché applichiamo una modulazione ad un vettore di lunghezza n. Vedete? Qui abbiamo fatto dal basso una modulazione sola di lunghezza n. E quindi abbiamo imparato che se abbiamo una modulazione di lunghezza L, costa L-1. Bellissimo. Tale costo va sommato a tutte le modulazioni che facciamo sopra. Allora, quante ne facciamo? Qua ne facciamo due modulazioni, però su vettore di lunghezza mezza. D'accordo? Quindi al passo successivo dobbiamo contare due modulazioni con un costo n mezzi di meno 1. E procediamo così sommando tutti i livelli che ci sono serviti per costruire la trasformata di Fourier. E se facciamo il conto della serva, diciamo, quello che ci viene fuori è che il costo computazionale di questa trasformata di Fourier, che è esattamente quella che facevamo prima, ma fatta in maniera diversa, è n volte log n meno n più 1, va bene? Rispetto a 4 volte n quadro, va bene? Da un lato abbiamo 4 volte n quadro e qui abbiamo qualcosa che scala come n log n, va bene? Quanto diversi possono essere queste due quantità? Sembra non tanto. Allora, se noi andiamo a prendere un segnale di dimensione 2 alla 20 come prima e applichiamo la formula del costo della trasformata di Fourier e dividiamo per la velocità di calcolo, otteniamo che il costo computazionale di una FFT è di 0,0066 secondi contro i 1466 dell'altro modo di calcolo. Questo fa la differenza dal fatto che abbiamo una Tesla che va da sola e il fatto che altrimenti non potremmo fare nulla. Va bene? Ci siamo? Quindi abbiamo scoperto che, grazie al cielo, quando dobbiamo veramente operare nel discreto e risolvere problemi di trattamento dei segnali, abbiamo degli strumenti che ci consentono di farlo in tempi ragionevoli anche con computer. Nel passato avevamo dati più piccoli, ma computer più lenti, d'accordo? Quindi per fortuna tutto sta scalando in maniera opportuna, va bene? Benissimo. Questo per esempio è un segnale sinusoidale affetto da rumore e questa è la sua trasformata di Fourier discreta che ci fa sapere che sì, c'è del rumore. D'accordo? Ma c'è una frequenza molto distintiva, questo è un segnale reale, quindi c'è una certa simmetria
nella trasformata di Fourier, e quindi c'è una frequenza distintiva di oscillazione che viene dedotta semplicemente prendendo la trasformata di Fourier discreta. Ci siamo? D'accordo? Ci sono delle domande? Benissimo. Questa è un'immagine digitale. Tra l'altro questo è uno dei personaggi che vedrete la prossima settimana ed è uno dei personaggi delle scene del Mantegna a Padova. E la trasformata di Fourier discreta di questa immagine è questo oggetto qui, che come vedete è abbastanza concentrato. Cosa significa? Significa che questa immagine è a banda limitata, o essenzialmente a banda limitata. Se non fosse così, quello che vedremo qui è qualcosa di completamente sbagliato. Se non potessimo campionare e ricostruire come noi ce lo aspettiamo, l'immagine digitale non sarebbe possibile. Ci siamo? D'accordo? Io vi ho presentato la trasformata di Fourier nell'unodimensionale. Ovviamente occorre generalizzare il tutto in due dimensioni, va bene? Però si può fare, non è impossibile. Domande? Ok. Allora, abbiamo capito che se noi dilatiamo nello spazio, cioè concentriamo in spazio, dilatiamo in tempo, concentriamo in spazio, dilatiamo in frequenza, giusto? Quindi sembra che ci sia un qualche fattore di, in un certo senso, tanto più siamo precisi in tempo, tanto peggio capiamo cosa succede in frequenza. Ci siamo? Questo ha a che fare un po' con due aspetti importanti, che sono un po' la regolarità e il decadimento. Regolarità in tempo, cioè quanto bella e regolare è la funzione, tanto più, diciamo, non contiene frequenze troppo alte. Se contenesse frequenze troppo alte sarebbe una funzione selvaggia, va bene? Invece è molto smooth, molto regolare, molto dolce, quindi avrà un decadimento della trasformata di Fourier molto rapido. Non potrà avere frequenze troppo alte. Ci siamo? Questo si dimostra, per esempio, facendo vedere che se la trasformata di Fourier ha un integrale contro una funzione che cresce finito, allora la funzione è differenziabile. E tanto più la f vince rispetto a un peso polinomiale che cresce, tante più derivate avrà la funzione stessa. Ci siamo? È chiaro? Ora, perché questo è vero? Beh, proviamo a vedere un po' rapidamente, senza entrare troppo nel dettaglio, per capire come mai questo succede. Allora, se vi ricordate, la funzione f si ricostruisce come 1 su 2 pi greco f cappuccio di omega e elevato alla i omega t de omega. Questa è la trasformata di Fourier inversa. Ci siamo? Ok, formalmente se noi differenziamo in tempo questa funzione e ci permettiamo di passare la derivata sotto il segno di integrale, questo si può fare se hai la funzione è abbastanza integrabile, va bene? Passiamo il derivata sotto il segno di integrale, cosa succede? Beh, la derivata di un esponenziale è l'esponenziale stesso volte eventualmente diciamo il coefficiente che e quello si ottiene è i volte omega, appare qui. Va bene? Se noi differenziamo, che ne so, r volte, va bene, otteniamo semplicemente questo elevato alla r. Va bene? Quindi il tutto ha senso se f volte un polinomio che cresce come r si mantiene integrabile. Va bene? Quindi queste due cose sono benesime e si può fare tutto correttamente solo se, diciamo, se la funzione è integrabile rispetto a questa crescita polinomiale. Ed è esattamente quello che è espresso in questo tipo di teorema. Ci siamo?
Benissimo. Questo ragionamento è speculare, perché abbiamo capito che la trasformante di Fourier o la sua inversa sono più o meno la stessa cosa. Va bene? Cioè la differenza tra una trasformante di Fourier e la sua inversa è che qui ha un meno e questo fattore non ci sta. Va bene? Quindi in realtà questo teorema, che è abbastanza indipendente dai segni e dai coefficienti, vale anche in maniera, reciproca, cioè regolarità in frequenza significa decadimento in tempo. Ci siamo? Benissimo. Ora, il decadimento della trasformante di Fourier comunque dipende dal comportamento peggiore della F. Cioè la F può essere bellissima dappertutto, ma basta che si comporti male in un punto che fa sì che la trasformante di Fourier non sia bella, non decada rapidamente. Facciamo un esempio. La funzione caratteristica è bella, bellissima, perché è C infinito dappertutto, salvo che meno 1, 1. Cioè è costante, quindi la puoi derivare quante volte vuoi, ma basta che salti in quei due punti, che il suo trasformante di Fourier, che abbiamo già imparato chi è seno di omega su omega, decade molto lentamente. Va bene, ci siamo? Benissimo. Allora, è anche vero che una funzione come il seno e coseno sono bellissime, ma non sono non localizzate in tempo, sono definite ovunque. Ma la loro trasformante di Fourier è una delta nella frequenza che rappresentano. Quindi la trasformante di Fourier di un seno e coseno sono essenzialmente iperconcentrate, mentre la funzione stessa è tutta, non è localizzata in tempo. Un ritardo temporale, inoltre, non è percepito dal modulo della trasformante di Fourier. Quindi se io shifto la funzione, la sua trasformante di Fourier viene moltiplicata per un esponenziale complesso. Abbiamo visto, no? La modulazione avviene come shift nel tempo, abbiamo modulazione di frequenza. Ci siamo? Un altro aspetto è che, quindi, per studiare transienti, cioè cose che avvengono nel tempo, potrebbe essere meglio sostituire ad una funzione di questo genere qui, ad una funzione che non è localizzata nel tempo, con funzioni che sono più localizzate in tempo e frequenza. Va bene? Adesso ci ragioniamo un attimo. La domanda è: quanto bene localizzati possiamo essere in tempo e in frequenza? Possiamo essere localizzati in frequenza e in tempo molto bene in entrambe i domini? La risposta è, ahimè, no. E questo viene spiegato molto bene dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Adesso, forse avrete sentito parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg relativo alla meccanica quantistica. Da un punto di vista matematico si esprime in questa forma. Se noi abbiamo una funzione g che è quadrato sommabile e l'integrale del suo quadrato fa 1, per cui il quadrato di questa funzione essenzialmente lo si può interpretare con una distribuzione di probabilità, allora sappiamo che per Plancharel la sua trasformante di Fourier è uguale a 2π, va bene, e definiamo anche il valore medio in t di questa distribuzione di probabilità, cioè prendiamo t volte la densità di probabilità, otteniamo un valore medio. Cioè quello che stiamo facendo è, io ho una funzione g che bene o male è abbastanza concentrata e ha come valore medio più o meno questo. Io chiamo questo mu t. Va bene? Posso anche stabilire la varianza di questa distribuzione di probabilità. E la varianza si scrive come la distanza quadrata della media, diciamo, cioè la distanza quadratica, diciamo, dalla media.
rispetto a, ecco, quindi questo ci stabilisce sostanzialmente quanto localizzata rispetto alla media questa funzione è. Adesso facciamo lo stesso per la sua trasformata di Fourier, consideriamo la media di questa distribuzione di probabilità, consideriamo la sua varianza e il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che la varianza in tempo e la varianza in frequenza sono reciproci, cioè non possono essere entrambi troppo piccoli, perché se uno è piccolo, l'altro deve essere sufficientemente grande a che il prodotto di queste due densità, di queste due varianze, deve essere sempre maggiore di una costante. D'accordo? Che è un po' quello che avevamo già capito da questo discorso della dilatazione. Mi sembrava chiaro che quando concentravamo molto in spazio diventava molto ampio in frequenza, insomma c'era qualcosa che non ci permetteva di fare diversamente. Ci siamo? Benissimo. E questo è un limite teorico. Diciamolo in un'altra forma. Se abbiamo una funzione a supporto compatto, ve lo ricordate, le funzioni a banda limitata erano quelle che avevano la trasformata di Fourier a supporto compatto, ma una funzione, la sua trasformata di Fourier, per trasformata inversa, sostanzialmente possiamo trattarla in maniera simile. Se una funzione è a supporto compatto, allora la sua trasformata di Fourier non può essere a supporto compatto. Va bene? Quindi, se viviamo tutto in un compatto, la sua trasformata di Fourier non può essere a supporto compatto. Quindi non ci sono funzioni a supporto compatto che sono a banda limitata. Va bene? Questo è un po' triste, perché abbiamo capito dal teorema di Shannon che noi siamo in grado di avere un recupero fedele dal digitale solo se la funzione a banda limitata. Però le nostre musiche non sono musiche che durano un infinito, cioè ascoltiamo un pezzo di Mozart, inizia e finisce, quindi il pezzo di Mozart è a supporto compatto. Allora, noi vogliamo avere il pezzo di Mozart a supporto compatto e allo stesso tempo a banda limitata perché lo vogliamo ascoltare bene sul CD. Ok? Ci siamo? Non si può fare. Esiste un limite teorico che si dice no, mi dispiace, non sarà così. Molto probabilmente la nostra musica avrà delle code molto piccole fuori da un compatto, per cui il disturbo che produciamo sarà piccolo, d'accordo? Però in generale non è vero che quello che registriamo in maniera digitale rispetto a oggetti che hanno un inizio e una fine è fedele, non lo è. L'unica cosa che ci viene in nostro aiuto sono i nostri limiti biologici. E cioè noi non siamo in grado di distinguere ad un certo punto la mancanza di certe frequenze, d'accordo? E quindi questo ci aiuta perché siamo comunque contenti del digitale. Adesso non so se al tempo dell'introduzione dei CD siete mai stati coinvolti nella diatriba meglio digitale o il vinile, giusto? Beh, c'erano chi era molto propenso a dire no, vinile assolutamente. Perché? Perché si sapeva in maniera un po' non così precisa che il digitale non era fedele, d'accordo? Tant'è che quando si è trattato di digitalizzare le immagini dei frammenti dell'affresco di cui vi parlerò la prossima settimana, è stato un dramma. Perché un conto è avere i frammenti fisici e le foto analogiche, e un conto è dire teniamo solo il dato digitale. Quindi sembrava quasi voodoo a quel tempo fare qualcosa di sporco. E dietro a questo c'è, se volete, questo teorema che paradossalmente è noto in maniera, diciamo, un po' folcloristica tra le persone. Però questo teorema ci dice che non può succedere che si possa avere qualcosa a supporto compatto che è allo stesso tempo a banda limitata e quindi possiamo applicare al teorema di Shannon. Ci siamo?
Allora, il teorema si dimostra in maniera semplice. Se una funzione ha supporto compatto, allora la sua funzione è analitica. Perché? Analitica significa che ha tante belle derivate, va bene? Ha delle derivate molto limitate. Perché? Perché se una funzione ha supporto compatto, ma insomma vince rispetto a qualsiasi polinomio. Cioè se la integri contro qualsiasi polinomio che cresce quanto vuoi, vince sempre, va bene? E quindi sostanzialmente la sua derivata ha un numero infinito di derivate, tra l'altro abbastanza che si possono limitare in maniera opportuna. Ci siamo? C'è un altro teorema che dice che una funzione analitica, una funzione bella con tutte queste derivate, non può avere un numero di zeri superiore al numerabile. Va bene? Per esempio, pensate ai seni e ai coseni. Sono funzioni analitiche e hanno un numero numerabile di zeri. Va bene? Il seno cardinale è una funzione analitica che ha un numero numerabile di zeri. Va bene? Ma una funzione a supporto compatto è una funzione che ha zeri su un continuo. Quindi, se la funzione non è zero ed è analitica, necessariamente non può essere a supporto compatto. Questa è, se volete, una spiegazione molto che fa uso di teoremi molto, molto forti dell'analisi complessa. Va bene? Ci siamo? In una sintesi, più o meno, questo è il... Vabbè, qui c'era una foto di Heisenberg che mi è... Ok, va bene, allora per oggi ci fermiamo qui. Va bene. D'accordo. Ci sono domande? Va bene. Sì. Quando uno usa il prisma di Newton, fa una separazione in colori. Sì. Quindi fa una specie di... trasformata di Fourier. E lo fa per un certo intervallo di tempo, perché la sorgente l'accende a un certo istante e la spegne. Questo cosa vuol dire sulla capacità di separare i colori? Dovrei pensarci un attimo. Allora... Perché è una trasformata di Fourier in qualche modo. E dovrei pensarci un attimo. Che ci sono degli shift in spazio. Perché io li vedo arrivare, però ci deve essere qualche sovrapposizione. Non penso che sia la trasformazione. È come se ci fossero una sovrapposizione di onde con diverse frequenze che vengono spazialmente separate, sì, e localizzate. Sì, mi spiego, cioè è come prendere l'angolo di rifrazione, dipende dalla frequenza, che è quello che sta succedendo. Cioè si ha una sovrapposizione di onde, sì, che nella luce di entrata sono sovrapposte, e attraverso quel meccanismo vengono shiftate in spazio e localizzate. Però quindi c'è un aspetto di localizzazione, come avere un'onda che fa così e un'onda che viene localizzata localmente. Quindi secondo me quello che avviene è appunto uno shift in spazio, una localizzazione in spazio, e quello che si osserva è poi appunto è una separazione delle frequenze, però nello spazio. Sì, però io questo esperimento lo faccio in un intervallo di tempo finito. Quindi questo deve avere delle conseguenze su quanto riesco a separare. Sì, sicuramente. Sicuramente ci può essere ci sarà un limite di risoluzione di questo tipo di separazione, assoluto, cioè che non si può mai completamente separare la cosa. Cioè, sicuramente si riesce a dire una cosa di questo genere qui come ulteriore versione del principio di indeterminazione. Sì, sì. No, è che il fenomeno che vediamo, lo interpretiamo come locale nel tempo, cioè se... Se lo guardi per un minuto hai la sensazione di vedere cosa sta facendo, qual è la scomposizione spettrale esattamente in quel minuto, cosa che non ha senso dal punto di vista della trasformata di Fourier. Mm.
Perché? Beh, perché il tempo di osservazione è sempre lungo rispetto al periodo di oscillazione. Se tu andassi su onde rare, su segnali molto, a periodi molto lunghi, avresti guai. Ma lì c'è proprio sì, però se hai una luce intermittente o di cui modifichi il... No, io credo finché puoi separare le scale temporali funziona. Quando la frequenza ti diventa dell'ordine, il periodo dell'onda ti diventa dell'ordine del tuo tempo di esposizione, che vai nei guai. Vabbè. C'è un'analisi delle scale temporali, quello che non è. Sono altre domande? In un certo momento contenga una certa nota. Sì. Lo vediamo domani. Che non ha senso dal punto di vista della trasformata di Fourier. Sì, pure lo vedremo domani nel dettaglio. Quello di cui c'è bisogno è qualcosa che ti consenta di localizzare in tempo il contenuto, sì, sì, il contenuto di frequenze. Sì, sì, quello che noi brutalmente dei fisici chiamiamo analisi su scale temporali diverse, e usiamo due variabili temporali, una lenta e una veloce, e andiamo molto con coraggio e determinazione. Va bene, capiremo domani. Va bene, a domani.